L'eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi parola vincente della ghigliottina di giovedì 13 aprile. L'eredità torna anche oggi giovedì 13 aprile. In questa metà settimana ci si ritrova ancora in compagnia del gioco più atteso della serata che appassiona milioni di italiani. Ecco che torna l'eredità, il quiz game seguitissimo e amatissimo di Rai 1. Ma chi vincerà stasera e chi sarà il campione di oggi? A partire dalle 18:45 su Rai 1, Flavio Insinna è pronto a deliziare gli italiani con le sfide a colpi di parole. Da casa sono in tanti a provare a indovinare. Ma il concorrente finale riuscirà a portarsi a casa il montepremi indovinando la parola di questa sera. Flavio Insinna è sposato? Chi è la moglie, figli e vita privata? Anche oggi, infatti, l'eredità, quiz game di Rai 1, ha tenuto compagnia al pubblico. Tra domande di cultura generale, curiosità e sfide avvincenti. Alla conduzione. Come sempre, Flavio Insinna. Pronti ad accendere la televisione e a provare a indovinare la parola vincente della ghigliottina, l'ultimo scoglio del gioco? Sono finite le feste e oggi si è tornati al lavoro, hanno riaperto anche le scuole. Non c'è niente di meglio che staccare la spina e tornare al relax con la trasmissione dell'eredità. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme. E che allenano la mente. Specie nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di dimezzarsi in caso di errore. A sedersi di fronte al padrone di casa per la ghigliottina e a sperare di vincere un unico concorrente. Il campione della serata. L'obiettivo finale è indovinare la parola, quella che lega tutte quelle della ghigliottina. Prima della ghigliottina, novità di questa edizione dell'eredità sono le stoccate finali, si tratta della penultima sfida. Quella decisiva, che consente al concorrente di giocare per il montepremi. Una sfida a due nella quale soltanto uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass. A sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa il premio di puntata. Ad arrivare alle stoccate finali questa sera ci sono, Giacomo e Renato. A vincere alle stoccate finali e aggiudicarsi il diritto di andare alla ghigliottina è stato Giacomo. Riuscirà a vincere alla ghigliottina. Che è l'ultimo scoglio dell'avvincente gioco? Riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale? Giacomo ha vinto le stoccate finali e si è presentato quindi alla ghigliottina. Ultimo step del game quiz, con ben 190.000 euro. Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al bottino completo? Ma vediamo. Ora, com'era composta la sua ghigliottina? Alla fine il montepremi è rimasto invariato. Il campione Giacomo gioca per vincere 95.000 euro. Riuscirà il campione a portarsi a casa il montepremi, al netto di tutte le decurtazioni della ghigliottina? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto? Ecco, ve la sveliamo noi. Giacomo ha scelto la parola segno. Sarà quella giusta? La parola giusta era processo. Il campione ha quindi perso. Slam, că și pești mari sunt slabi, balotez pe tot slam. Spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint. Mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind. Spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Că așa e betonul, underground, de 97 am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul și acum rap e moda, oh nu, așa e. Și zici că Tom Ford, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gang.